Bene, sempre con la critica a Biglino ero rimasto il libro della Genesi, no? E avevo fatto vedere come Biglino usa la stessa tattica che rimprovera ai suoi avversari, no? Cioè incolpa la teologia ufficiale di vedere la scrittura secondo simboli e allegorie e poi lui stesso segue simboli e allegorie, no? Solo che vi appone dei simboli e delle allegorie che sono di tipo completamente diverso, no? E allora in questo modo riesce a intortare sul momento. Però poi se si legge attentamente la Bibbia e la si confronta con quello che dice lui, si notano le differenze. Quindi quelli che mi ripetono a pappagallo le cose che dice Biglino, no, per contraddire quello che dico parlando di Biglino, sono come appunto il pappagallo cioè io gli dico quello lì dice che il bicchiere è sopra il tavolo, ma io dico che non c'è. E il pappagallo dice, sì, ma lui dice che il bicchiere c'è. No, non c'è. Ecco. Quindi cercate di capire quello che dico e trovare delle argomentazioni reali, concrete. Perché sinceramente adesso io mi sto stancando, io vedo che tante persone, cioè quelle poche persone che mi rispondono civilmente, comunque non sono capaci di trovare delle argomentazioni valide. Dico lasciate perdere, lasciate perdere, ignoratemi piuttosto, perché è anche l'unico modo con cui voi potete scoraggiarmi. Non c'è altra possibilità. Se mi aveste ignorato tutti quanti, se non foste tutti corsi a vedere i miei video, allora sareste riusciti ad avere la meglio. Ma fin tanto che continuate a venire a vedere, a mettere non mi piace, non fate altro che stimolarmi a fare altri video, no? È solo che a questo punto vi ignoro io, perché sinceramente sono proprio stufo, non credevo che ci fossero dei gatti, dei miei onnipresenti gatti. Allora, ero rimasto sempre al racconto della Genesi. E dunque, allora, il problema di chi ascolta Biglino qual è, no? Cioè di noi gente comune, no? Con una media cultura. Io mi considero ancora come una persona dalla cultura media, non dalla cultura superlativa, anche se ho la laurea. Perché rispetto alla media europea, rispetto alla media europea, poi rispetto alla media italiana forse il discorso è diverso perché siamo un paese di analfabeti. Ecco, sarebbe ora che ce ne rendessimo conto. Ma noi poveri mortali, cosa facciamo quando ascoltiamo Biglino? Che siamo costretti a non poterci in realtà, cioè se usassimo la logica, siamo costretti a dire quando parla di traduzione dall'ebraico non possiamo dire niente perché noi l'ebraico non lo sappiamo. Io non lo so l'ebraico, so solo qualche parola, nakash, serpente, dag, pesce, ish, uomo, isha, donna, più in là non vado. Le strutture sintattiche, la coniugazione del verbo, io proprio non la conosco, cioè, non so praticamente niente, insomma. Sono quelle poche parole che appunto lo studio della storia dell'ebraismo mi ha permesso di sapere, per il resto non so, l'ebraico non lo so. E quindi quando lui ti dice quella parola va tradotta così e non piuttosto così, noi poveri mortali, poveri disgraziati, cosa possiamo fare? Diciamo, ma lo dice lui, forse è vero, forse no. L'unica cosa che possiamo fare, qual è? Non prendere per oro colato quello che ci dice, se siamo corretti e razionali, e andare a confrontare le sue traduzioni con quelle di qualcun altro, sentire pareri diversi, è l'unica cosa che possiamo fare. Dunque, e poi, oltretutto, anche confrontare quanto convincenti sono le argomentazioni dell'uno e dell'altro. Qualche cosa, anche se non sappiamo di ebraico, possiamo dire vedendo, no, dal contesto, poi, cioè, la traduzione di uno, poi ci fornisce un contesto convincente,
cioè che quella traduzione si inserisce nella narrazione di tutto il testo in modo convincente oppure no? Quello possiamo fare, no? E questo significa lavorarci sopra, non prendere per oro colato quello che ci viene detto, ma fare un lavoro per conto nostro. Allora, io, siccome appunto all'inizio ho ascoltato Biglino e all'inizio mi sembrava tutto molto interessante, no? Perché l'idea di leggere la Bibbia in un modo nuovo fra gli innumerevoli altri che conoscono, perché ci sono 41.000 chiese cristiane a questo mondo, quindi 41.000 modi diversi di leggere la Bibbia e in più anche gli studiosi indipendenti, vari, ognuno con la sua tesi. Quindi un'altra nuova, dico vabbè, ne aggiungiamone un'altra, no? Però sono sempre, le antenne sono sempre rimaste pronte. La questione cruciale, no? Riguardo la Genesi, riguardo i significati delle parole. Oltre a quello della cosiddetta creazione, no? Su cui ho già detto che già io quando ho fatto la playlist sulla Genesi ho detto sì, effettivamente non c'è il concetto di creazione nella Genesi, nel senso non c'è la creazione dal nulla, c'è solo la formazione del mondo, cioè creazione come formazione, foggiamento del mondo, del cielo e della terra, da una materia preesistente, l'abisso di acque, che compare in moltissime mitologie. Ecco. Però formazione del mondo, quello c'è, perché quando ti parla della formazione del sole e della luna, non intende dire che so due lanterne che illuminavano la diga, cioè racconto, parla della formazione del mondo, con animali, piante e via dicendo, cioè non so su che cosa si basi, cioè lui dice, siccome non c'è il concetto di creazione, allora non c'è neanche la formazione del mondo, non sta parlando della formazione del mondo, ma di qualche cos'altro, no? Della formazione del paese dei Sumeri, senza però dare una dimostrazione di questo fatto. E poi per quanto riguarda invece la creazione dell'uomo, lui basa tutta la sua argomentazione sulla traduzione di un termine, lo tselem, no? Lui dice che quando appunto Dio o gli dèi, gli Elohim, creano l'uomo dalla cosiddetta statua di fango, in realtà la traduzione, cioè la traduzione corretta, indicherebbe che hanno creato l'uomo dalla sostanza della terra, non il fango, ma l'Adam come terra, no? Perché Adama in ebraico significa fango, terra, no? Per cui per lui Adamo non era chiamato così perché era tratto dalla terra, bensì perché era un terrestre, cioè faceva parte del mondo terrestre, no? E gli Elohim avrebbero tagliato fuori la loro immagine, no? Quando si dice creato immagine e somiglianza di Dio, lui intende dire che ciò che dava l'immagine e la somiglianza agli dèi, loro l'hanno tirata fuori da se stessi e messa dentro l'essere terrestre, no? Dice, e questo indicherebbe che c'è stato un intervento di ingegneria genetica. Dice, perché cos'è quella cosa che conferisce agli esseri viventi una forma, un'immagine ben determinata? Il DNA. Quindi, sicuramente, chi ha scritto la Genesi intendeva dire il DNA, no? Sicuramente sì. Ecco. E, a quel tempo sapevano tutti cos'era il DNA. E già lì, appunto, viene da dire, ah, e poi dice che non vuoi ricorrere a significati simbolici. Ma scusa, tu dimmi dove è concretamente detto che si parla di DNA. Tu dici che si parla di immagine e somiglianza, però a passare dall'immagine e somiglianza così a una conoscenza scientifica moderna che è stata fatta neanche 100 anni fa, negli anni 50, parlare del DNA, insomma, è un bel salto, è un bel salto.
Comunque, in realtà, cioè, io sono andato a vedere le posizioni dei suoi avversari, no? Che lui non cita e con i quali non si confronta, perché l'unica posizione avversaria che cita, in realtà per poter avere ragione lui, no? Cioè per poter dimostrare che gli danno ragione, è quella di un rabbino che nel sito Confutatio, no? C'è cioè un sito che è stato fatto apposta, dice lui, solo per contraddirlo, no? Questo lo ribadisce a ogni conferenza per dire vedete quanto importante sono, no? Gli ebrei hanno addirittura fatto un sito in cui si preoccupano di contraddirmi, significa che quello che dico è molto importante e viene preso molto in considerazione, no? Come nemico viene considerato molto importante, no? Allora, nel sito Confutatio gli dicono, ma noi ebrei sapevamo fin dall'inizio che la Genesi parla di interventi di DNA. Gli rabbini hanno sempre saputo che esisteva il DNA, lo si vede, cioè, quando li perseguitavano durante il Medioevo è perché parlavano del DNA. No, ecco. Allora, dunque, ma non è, cioè, quell'intervento di cui parla Biglino non è avvenuto a causa degli alieni, ma a causa dei dottori, dei medici, di una civiltà tecnologica preesistente, no? E comunque in ogni caso Dio non c'entra niente. Allora, cioè, che significa appunto che l'uomo esisteva già prima della nascita di Adamo. Allora io dico, di posizioni così non è che mi preoccupo tanto perché sto rabbino qua, secondo me, no, è completamente svalvolato, no? Cioè, se uno svalvolato cita le parole di un altro svalvolato per avere ragione, lasciamo perdere. Dico, cerco le posizioni di un altro che magari ha qualche cos'altro da dire riguardo la traduzione, no? E ho trovato uno che purtroppo adesso qua non mi sono salvato il link, ma mi ricordo bene cosa è scritto, che il termine Tselem non indica tagliato fuori, tagliato fuori l'immagine dagli dèi per metterla dentro la statua di fango. No, significa intagliato. Intagliato così come si intaglia il legno o come si scolpisce una statua. Perché infatti nella Genesi viene detto che Dio fece una statua di fango a propria immagine e somiglianza, l'ha intagliata, modellata con una forma simile alla propria per avere un servitore che gli curasse il giardino, no? E questo è perfettamente in ordine con, cioè perfettamente in linea con il racconto tradizionale che dice che Dio ha semplicemente fatto una statua di fango e poi gli ha soffiato sopra perché, cioè gli ha dato l'alito della vita, il proprio alito. No? E in quel senso l'uomo è una mescolanza fra la sostanza della terra e la divinità, no? Perché bene o male l'uomo sapeva, cioè anche l'uomo primitivo, sapeva di essere un po' speciale, cioè non sempre, ma una certa consapevolezza della differenza fra l'uomo e l'animale esisteva anche nei popoli antichi, eh? Non è che sia stata una scoperta del cristianesimo o dell'ebraismo, una certa consapevolezza di questa differenza esisteva già. Certo, ci sarebbero tante cose da raccontare, ma uno che conosce la storia delle religioni, la storia delle culture e inquadra i miti nel proprio contesto storico, cosa per cui sono stato parecchio criticato, no? Cioè ogni volta che ho detto guardate che il mito va inserito nel suo contesto storico, ci sono state diverse persone che si sono un po' arrampicate sugli specchi per dire che no, insomma i miti non vanno inseriti nel loro contesto storico per poter giustificare la loro presa di posizione, quella di Biglino, di vedere i miti come fatti storici, no? Ecco, perché nel momento in cui tu inquadri il mito in un contesto storico, sei costretto a leggerlo appunto come un mito, come scaturito da una determinata cultura e non lo puoi più vedere come vuoi tu, cioè come una storia fantascientifica, per esempio, no? Ecco, comunque, vedete, bisogna confrontare le idee di Biglino, le traduzioni di Biglino
con quelle degli altri. Bisogna anche conoscere le posizioni degli altri, non quelle di Billino. E purtroppo qui sono costretto a chiudere e arrivederci.